Ti levo un raffreddore. Mi levo il raffreddore. Ecco qua. Eccole qua. Ma ti faccio assaggiare. Oh, che favorito, che ora vengo consolato. Zedri, non facciamo fa fritto perché mangio il raffreddore. No, mangia te e io do il raffreddore. Zia Teresa. Ciao Davide. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Ma io vi ho detto, Zia Teresa, io sono un po' raffreddato oggi. Me l'hai detto già? Eh. E io ti ho detto, ora faccio due uova a zuppa. Coppa pane, capra, capra. E ti faccio l'uovo su raffreddore. Questo è un piatto proprio bello come scarfa. Di scarfa e poi buonissimo. Tanti anni fa sto facendo una zuppa roba, a zuppa e fagioli. No, ma non si fa niente. Non si fa niente più. Ora ti faccio lì, lo spiego grande. Mettiamo un po' che zogna. Ah, non può che si fa che zogna, non si fa con l'uovo. No, non si fa zogna, zogna. Che si ha zogna fatta in casa. Ma spalagna, ma sì. Ma spalagna. L'uovo. Eh sì. Un po' che dei fronni, Laura. Ah, a loro. A loro. O Laura. Napolitanamente, ovviamente. Ecco qua. E oggi ti siamo mi piglia una aspirina, una vivingente. Zia Teresa, ma che fa questo medicino? Ti faccio un bel piattino bello caldo. Ti e ti scioglie tutto. Zuppa. Ah, arrivo a zuppa. Ok. Poi mettiamo a bolla. E poi ci mettiamo l'uovo di pepe, e ti faccio un zuppo. Oh, Zia Teresa, sta bollendo. Sì, ma mettiamo l'uovo dentro. Ah, quindi diciamo si apre proprio l'uovo direttamente nell'acqua. Sì. Qua bello, non l'ha mai visto. Ma guarda, già c'ho chiappato in bocca. Ma mai vista questa cosa? Questo si vede che... Ma non l'hai mai vista fare a nessuno? Ecco. Questi cose vedono solo la casa della Zia Teresa, perché la Zia Teresa è una... Una cosa antica, vai, sono vecchia. No, è un pozzo di conoscenza della cucina tradizionale napoletana. E questo poi subito si cuoce, Zia Teresa. Sì, ma mettiamo sale o pepe. Fateci sapere nei commenti quanti sì, di voi... Sì, loro l'hanno mangiato, sì, l'hanno provato. Sì, mangiavate le uova a zuppa, io mai, è la prima volta. E poi ti faccio qua. E Zia Teresa mi ha introdotto con questo nuovo piatto, vediamo. Un po' di sale, un po' di pepe e ce lo te faccio mangiare. Bello, il pepe direttamente in cottura, sì. Bello. E che poi danno lo zucchero che ho poppato. Ho capito, bello proprio. Ok. Zia Teresa, nel frattempo... Sì, mentre... Nel frattempo si fanno le uova, io ti taglio il pane. Ah, perché questo muova va sotto. Sì, questo è il pane da ieri. Ah, il pane tuo. Il pane tuo, ci me la prendo la mente. Il pane fermo. Vedi? Sì. Vedi? Quindi questo va sotto e poi mettendoci le uova sopra. E ti mangi e ti riscaldi. Mi riscaldo perché questo si spoglie tutte cose e diventa vero saporito. Ecco qua. Bello, guarda, questo secondo me proprio sazia in una maniera assurda questo piatto. Ma mettiamo le uova sopra e ti faccio mangiare. Lo studiamo. Facciamo una bella amanata di brodo caldo. Bello, Zia Teresa, bellissimo. Questo veramente un po' di tutto spurgato. Sì, un po' di pepe, con poche Laura ti riscarta. Io penso che contro il raffreddore non ci sia medicina, aspirina migliore delle uova zuppa sì. Che fa Zia Teresa, ovviamente, perché io non le conoscevo nemmeno. E in modo faccio provare, te faccio mangiare. Che bello. Mi va che brodo è più così respira. Ti levo un raffreddore. Ti levo il raffreddore. Ecco qua. Eccole qua. Ma ti faccio assaggiare. Oh, che favorito, che ora vengo consolato. Zia Teresa, non facciamo fa fritto perché mangio il raffreddore. No, mangia te e io do il raffreddore.